Per colazione mi sono fatta del tè verde con mela e cannella. Ho poi terminato il dolce che avevo preparato in settimana, ovvero un plum cake al cacao. Oggi per combattere un po' il cattivo umore da zona rossa ho intenzione di impegnarmi un po' di più anche per il pranzo, che è sempre il momento più difficile per me della giornata, perché non ho minimamente voglia, non trovo la motivazione per cucinare solo per me. Oggi invece ho intenzione di fare una specie di ramen utilizzando brodo di pollo, miso, poi vedo che salsina aggiungere, i noodles e ho intenzione di fare anche un nuovo sodo. La merenda per me è sacra, farò un dolce visto che ho finito il plum cake stamattina, più o meno farò la stessa cosa, quindi un plum cake al cacao senza uova, senza burro, senza lattosio perché userò il latte di soia, a differenza dell'altro ci aggiungerò un po' di mirtilli. Adesso arriva la parte più impegnativa della giornata, perché la cena è molto ambiziosa. Ho intenzione di fare delle cotolette con il curry e dei ravioli gyoza. Dei miei ravioli ho messo la ricetta su Instagram, l'unica cosa che varierò è che ci aggiungerò delle verdure, zucchine e carote, che ho intenzione di cucinare prima e di aggiungere poi al macinato di tacchino, mentre le cotolette le faccio normalmente. Lonza, farina, uova e pan grattato.